Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash, questo Pokémon fan game, questa hack ROM creata con Pokémon Essentials che ripercorre passo per passo le avventure di Ash non solo a Kanto nella prima serie Pokémon, ma nelle altre serie fino ad arrivare anche ad Alola. Detto ciò, vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video, ad iscrivervi al canale e a commentare facendomi sapere se conoscevate questa hack ROM e cosa ne pensate. Ora possiamo affrontare il Bosco Smeraldo. Andiamo a parlare con questo ragazzo. Salve! I came here with some friends to catch some Pokémon. They're reaching to get into some Pokémon battles. Ok, lui ci dice che è venuto qui con degli amici per catturare dei Pokémon tipo coleottero. Ok, tu vediamo cosa invece ci dici. Ok, classico avviso di non rimanere senza Pokéball. E noi qui troviamo un antidoto. È vero che nel Bosco Smeraldo potremmo essere avvelenati. Un Weedle femmina, quindi una Weedle. Secchiamolo con un Thunderbolt. Ok, prendiamo pochissimi punti esperienza, tra l'altro. Un Caterpie. Ash, nell'anime, trovava un Caterpie. Proviamo con un Quick Attack, vediamo quanto gli facciamo di danno. Ok. Non male, quindi andiamo ancora con Quick Attack. Trovava proprio un Caterpie nel Bosco Smeraldo, Ash. E un PG8, ma guardate qui, Caterpie. Eccolo. Caterpie. Vorresti prendere Caterpie con te? Sì. Infatti, se vi ricordate, Ash non combatte contro Caterpie. Semplicemente gli tira una Pokéball e lo cattura. No, non voglio dare un soprannome a Caterpie. Andiamo a vedere la natura e il livello appunto di questo Caterpie. Livello 4. Bug. Impish. Quindi come Pikachu. Quindi diminuisce l'attacco speciale e aumenta la difesa. Un'altra natura di merda. Unlucky. E assoluzione e String Shot. Ok. Qui prendiamo un altro antidoto. Caterpie lo allenerò off-screen una volta uscito dal Bosco Smeraldo. E qui abbiamo un PJ, ottimo per Pikachu, che con un Thunder Shock dovrebbe ammazzarlo sul colpo. Ecco fatto. Continuiamo ad incontrare Pokémon. Ce ne sono davvero un casotto. Un PG8, esatto, perché Ash trovava anche un PG8 nel Bosco Smeraldo, se vi ricordate. Ok, infatti un Thunder Shock non basta. Però questo ci darà molta esperienza. Livello 9 per Pikachu. Vorrebbe imparare il doppio calcio? Assolutamente sì. Doppio calcio. The target is quickly kicked twice in succession using both feet. Al posto di play nice. Ok, quindi possiamo proseguire. Vediamo un po', Tra l'altro qui c'è una vacca. Sì. O meglio, uno strumento invisibile, una Pokéball. Qui abbiamo già preso lo strumento che c'era qui. Abbiamo un Pigliamosche lì. Andiamo qua su invece per vedere cosa c'è. Ah, guardate qui chi c'è. PG8. Sì, prendiamo PG8 con noi. No, non voglio dargli il soprannome. Ho sbagliato. Ok. E vediamo anche la natura di questo Pokémon, se sono tutte Impish davvero, cioè, che due palle. A parte che con PG8 Impish potrebbe anche andare benino, non dovrebbe essere una natura così brutta. Livello 7, natura docile, non mi ricordo cosa fa di preciso, dovrei andare a vedere. Qui non ti danno indicazioni a riguardo. Ok, ah, Raffica, attacco rapido, Turbo Sabbia e... Questo dovrebbe essere non tornado, ma turbine. Ok, andiamo a battere questo Pigliamosche. Che manda in campo Caterpie. Noi secchiamolo questo Caterpie con un Thunderbolt. Che non muore, tra l'altro. Ah, paralizzato. Quick attack. Poi mandiamo in campo PG8. Per prendere un po' di punti esperienza.
Proviamo un po' questo pigiotto, vai con Gast, che è Raffika. Ok. È un livello avanti questo Caterpie, quindi ci sta che pigiotto non lo ammazzi sul colpo, però fa comunque questo sporco lavoro, pigiotto. Ok. Poi andiamo a recuperare l'allenatore che c'era qui sotto, però direi di prendere Caterpie e metterlo davanti. Per allenare un po' anche Caterpie a questo punto, facciamolo direttamente in video. Be quiet, you're scaring the bugs away. Stai calmo, stai tranquillo, stai spaventando i Pokémon con le otto, gli insetti. Ecco Caterpie. Allora, è inutile provare a farlo combattere, quindi manderò Pidgeotto direttamente. Ecco qua, è così che si allenavano i Pokémon. Nei vecchi Pokémon non c'era il condivido esperienza attivato di default. Bisognava farli partecipare alla lotta. Ecco qua, mandiamo di nuovo Caterpie. Tanto fortunatamente qui hanno velocizzato davvero le animazioni. Quindi è tutto molto più veloce questa cosa. Ok, Poison Stick, non avvelenarmelo per favore, grazie. Non è stato avvelenato. E andiamo con Gust. Perfetto, livello 6 per Caterpie e livello 9 per PG8. I miei insetti. Ok, andiamo avanti. Abbiamo trovato quindi sia Caterpie che PG8. Ora possiamo proseguire. Lì abbiamo un altro allenatore. Caterpie. Facciamo un Caterpie contro Caterpie? No, perché screen... Devo modificare le mosse qui. Però non so che pulsante sia Select in questa Acrom, quindi me lo terrò così per ora. Guarda lì, guarda lì. Come si prendono botte sul muso. I due Caterpie. Vai, vai, battiamo questo pigliamosche. Bug Catcher Doug. Allora, no, non proviamo a combattere questo Weedle, ma mandiamo PG8. Speriamo che non ci avveleni di nuovo, perché lui userà ovviamente Veleno Spina e ci ha avvelenati. Vabbè, non potevamo farci nulla. Vai con Gust. Cerchiamo di far prendere più punti esperienza possibile a tutti i Pokémon qui. Ok. E Caterpie si evolve. Bene, bene, bene. Metapod. E ha imparato anche il rafforzatore. Bene, ora direi di andare nello zaino, prenderci un antidoto. Ecco fatto, e darlo a PG8. Qui troviamo una pozione, ottimo, che potremmo anche usare effettivamente in questo momento. Qui non vedo oggetti nascosti, quindi continuiamo. Peccato, abbiamo trovato subito un Pokémon immediatamente nell'erba alta. Un altro Caterpie. Mandiamo Metapod e facciamoglielo ammazzare. Tanto ora dovrebbe aver aumentato la sua difesa, a quanto pare no, dato che gli fa comunque un male poia il Caterpie nemico. Anzi, la Caterpie nemica, dato che è una femmina. Ok. Alt! Allenatore da Pallet, dobbiamo combattere. Attenzione. Bug Catcher Samurai, esattamente. Lui vi ricordate cosa faceva al Metapod di Ash, vero? Gli faceva parecchio male. Quindi noi usiamo String Shot. Poi, azione. E il Metapod muore, purtroppo. Eh sì. A questo punto mandiamo PG8. E andiamo con Gust. Un'azione dovrebbe reggerla, esatto. Livello 10 per PG8.
e anche livello 11. Niente male. Metapod. Mandiamo Pikachu. Questa sarebbe stata la leggendaria lotta rafforzatore contro rafforzatore, Metapod contro Metapod. Però ovviamente qui non la facciamo perché non avrebbe alcun senso. Disintegriamo questo Metapod con un fulmine. Eccolo che usa rafforzatore, va bene. E facciamo prendere un po' di punti esperienza anche a Pikachu. Impressive. Esattamente. Ah, troviamo un ultimo Pokémon. Nel Bosco Smeraldo. Che uccideremo con Thundershock. No, non lo uccidiamo con Thundershock, unlucky. Vai, muori. Perfetto. E possiamo uscire dal Bosco Smeraldo. Eccoci al percorso 2. In quest'Acrom non ci sono le MN, ricordatelo. Quindi quest'albero qui non lo potremmo mai tagliare, in teoria. A meno che abbiano messo qualcos'altro. Eccoci arrivati a Pulmbeopoli. E qui troviamo False Swipe, ovvero falso finale, come MT. E nel prossimo episodio esploreremo Pulmbeopoli. E andremo anche a battere, ovviamente, Brock, il capo palestra di Pulmbeopoli. Noi in questo episodio abbiamo affrontato il Bosco Smeraldo, abbiamo catturato, o meglio, abbiamo fatto unire alla nostra squadra Caterpie e Pidgeotto. Caterpie si è già evoluto in Metapod. Prima di andare a combattere Brock allenerò un pochettino Metapod, fino a farlo magari anche evolvere in Butterfree. E questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!